L'attenzione alla sostenibilità con l'accelerazione del climate change non è più e non deve essere più un'attenzione per pochi, sta diventando una modalità con cui l'economia tutta assume questa strada come impegno civico per investire sul futuro e diventa estremamente centrale proprio nel momento in cui si costruiscono delle infrastrutture che devono poi rimanere per decenni a disposizione dei territori. Tu as tout à fait raison, Francesco. D'ailleurs, nous en parlions déjà dans le premier numéro de Telt at Work. Cette fois, nous sommes allés à la rencontre de Manuela Rocca, diplômée de l'École Polytechnique de Turin, qui a pris en juillet la tête de la direction Développement Durable et Sécurité de Telt. La Direzione Sviluppo Sostenibile e Sicurezza nasce adesso nel 2020 e si colloca in continuità con quello che è la responsabilità e l'attività di TELT che è già in azione da ben 5 anni. E nasce infatti con l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite nel 2015, in cui TELT si è impegnata nei 10 principi del Global Compact e a rispettarli in prima persona, ma anche a farli rispettare dai soggetti che lavorano con noi e a tutto l'entourage di fornitori che in qualunque titolo entrano nella realizzazione dell'opera. La sostenibilità in TELT è un'attività declinata in tutte le azioni, dalla parte finanziaria, alla parte acquisti, alla parte realizzativa, costruzioni, ambiente e sicurezza. Ad esempio, per la parte acquisti, la politica acquisti di TELT va nell'ottica di avere una responsabilità interna nella scelta dell'acquirente, ma anche la pretesa della presa in carico della responsabilità da parte dell'impresa o comunque del fornitore che entra nella famiglia di TELT nella realizzazione di quest'opera. Dal punto di vista finanziario, la responsabilità finanziaria della società ovviamente si declina nella capacità del buon utilizzo dei fondi pubblici, la capacità di tracciare e giustificare e anche utilizzare meccanismi in grado di riconoscere i fornitori che applicano le normative e si uniformano agli standard per la previdenza sociale, per i diritti umani, sul lavoro, la capacità quindi delle imprese di essere trasparenti, agire in modo legale e in modo positivo per la società in cui operano. Quindi controlli prima di ogni pagamento, ma anche la grande sfida dei controlli antimafia a livello binazionale. Dal punto di vista della ricerca scientifica e delle collaborazioni universitarie, abbiamo anche in corso un importante studio con l'École des Ponts de Paris Tech, l'antica École Nationale des Ponts et Chaussées, con la quale una tesi di laurea sta studiando un meccanismo innovativo per il riconoscimento in galleria delle convergenze. Dans ce partenariat, nous avons également le centre d'études des tunnels. Et essentiellement, nous travaillons sur une zone particulière du tunnel qui est la traversée du Houilly-Briançonnais, c'est le nom de cette formation géologique, qui est particulièrement complexe, particulièrement difficile, et sur lequel nous menons des recherches pour aider au dimensionnement, notamment du tunnel de base. Un des enjeux majeurs dans la construction, c'est la résilience et la durabilité des ouvrages. Donc de nombreuses recherches au sein du laboratoire Navier sont menées, souvent en partenariat avec les entreprises, sur la question de durabilité. Ce sont des recherches dans le domaine des matériaux, des nouveaux matériaux qui vont répondre aux exigences mécaniques, parfois acoustiques, parfois thermiques, mais également de durée et de résilience. Et dans le cas particulier de notre coopération avec TELT, les recherches se mènent dans le développement de modèles suffisamment robustes de façon à pouvoir prédire le comportement à long terme de l'ouvrage et donner aussi des orientations sur les méthodes de calcul et de design de l'ouvrage.
Rafforzeremo le nostre collaborazioni di ricerca e quindi daremo vita ad un rafforzamento della collaborazione con il CETU, il Centre d'études des tunnels francese, che è un centro di ricerca che fa parte del Ministero francese della transizione écologique e che ha in sé un presidio dello sviluppo sostenibile, e avendo già sperimentato in modo molto accurato l'applicazione dei temi della sostenibilità nell'ambito della realizzazione di gallerie, ci sarà molto d'aiuto per poter dare ancora più concretezza al nostro impegno e alla nostra sfida.